Però siediti. Buonasera. È in perfetto orario, come tutti gli appuntamenti di questi giorni. Anche l'allerta meteo è arrivata in perfetto orario, come l'aspettavamo, ma siamo riusciti a far tutte le cose che avevamo previsto, e soprattutto anche approfittando di questa grande ospitalità che il Teatro Sociale di Camogli ha dato al Festival, sposandolo, e noi abbiamo sposato il Teatro Sociale, e oggi chiudiamo la parte delle grandi eventi, delle lezioni, degli incontri, prima degli ultimi tre spettacoli di questa sera, con Piero Angela. Piero Angela ci parlerà della circolazione delle uova umane negli ultimi 1000 anni. Non potevamo non chiudere questo grande appuntamento con il più grande personaggio di divulgazione scientifica che abbiamo oggi in Italia. Piero Angela. Buonasera a tutti. Beh, sono un po' in famiglia qui, perché è già la terza volta che vengo a questo bellissimo festival dove vengono tutti. Devo dire che Danco, che è bravissimo a organizzare questa cosa, comincia un anno prima a telefonare. Allora mi dice: allora quest'anno a che ora arrivi? Ma non lo so. E di che cosa parli? Il tema generale è connessione, che è un bellissimo tema, perché tutto è connesso nel cervello, nella società, nell'economia, nella scienza. Mi è venuto in mente questo titolo curioso: la circolazione delle uova umane negli ultimi 1000 anni. Mi è venuto in mente così, perché ho pensato che si può fare un discorso interessante, che è un discorso di tipo biologico, che comincia con una battuta che avevo sentito tantissimi anni fa da un biologo, il quale aveva detto: sapete che cos'è una gallina? È la strategia di un uovo per produrre un altro uovo. E che se uno ci pensa, è proprio così, è un uovo fecondato che produce un altro uovo fecondato. E tutti lo fanno, questo. Le galline, i pulcini escono dall'uovo, si danno da fare, mangiano, corrono, diventano grandi, e poi a un certo momento a loro volta vengono fecondate e fanno l'uovo. Poi possono morire. E nella storia della vita è tutto così, perché anche noi nasciamo da un uovo fecondato, poi per anni studiamo, lottiamo, cerchiamo il posto di lavoro, ci innamoriamo, facciamo tutte queste cose, depositiamo un altro uovo fecondato dal quale nascerà un figlio e altri nipoti, e a quel punto abbiamo esaurito dal punto biologico il nostro. Allora mi è venuto in mente di cercare di capire un po' meglio questa storia, perché ci sono dei dati molto interessanti che mi sono appuntato qua. Allora, intanto va detto che si può fare l'inverso, cioè partire da un essere vivente e andare all'indietro. Per esempio, un bambino, un neonato, quando nasce, ha già 4 miliardi di anni, perché la vita non è qualcosa che ogni volta si accende. La vita è una trasmissione continua di cellule che si riproducono a ogni passaggio. Quindi questo bambino che nasce ha le cellule dei suoi genitori, i quali avevano 2 genitori, e anche loro hanno avuto questa trasmissione di cellule, di gameti, che poi si sono uniti e sviluppati. E andando indietro nel tempo si arriva fino a 3 miliardi e 800 milioni di anni fa circa, quando è cominciata la vita, che non ha mai smesso di vivere, di trasmettere attraverso le cellule
questa discendenza che è arrivata sino a noi. Quindi tutti noi abbiamo quasi 4 miliardi di anni. E andando indietro che cosa si trova? Dei biologi hanno cercato di capire quello che hanno chiamato LUCA, che è in un acronimo inglese che significa Last Universal Common Ancestor, il comune antenato universale del tempo più lontano. E chi era questo signore qui? Beh, ci sono molti dubbi, perché sull'origine della vita non si sa ancora, cioè si sa molto, ma non si sanno esattamente le cose come sono andate. Oggi si ha tendenza a ritenere che la vita sia nata in vicinanza di vulcani sottomarini, o meglio di questi luoghi di uscite termali, che avevano una serie di condizioni in cui forse potevano nascere i primi batteri. Ed era un batterio, in questo caso, termofilo, come si dice, cioè che viveva in un'acqua con una temperatura di 75 gradi. Questo sarebbe il nostro antenato più lontano. E a questo punto succede che nella trasmissione della vita, man mano c'è un'evoluzione, però c'è un'evoluzione in cui tutti sono parenti, perché i figli dei figli dei figli dei figli dei figli man mano cambiano, ma conservano ancora una parte dei geni che si sono sviluppati durante l'evoluzione. Per esempio, il gene che regola la flessibilità che noi abbiamo nei muscoli è uguale in quasi tutte le specie. Questo è un esempio, ma ce ne sono molto altri. Allora è venuto fuori uno studio, che in parte è conosciuto ma non del tutto, che mostra che tutte le forme viventi che si sono susseguite nell'arco di questa evoluzione di uova che continuavano a passare da una generazione all'altra, sono rimaste tracce. Si dice spesso, lo si sente anche nei giornali, in televisione, che gli scimpanzé bonobo hanno un 97-98% di geni comuni con l'uomo. Ma questo è vero non solo per gli scimpanzé, ma per tutte le forme viventi che oggi conosciamo. Perché anche il topo è nostro parente geneticamente all'88%, la mucca 85%, il pollo 65%, il verme 38%, anche l'uva 24% dei geni comuni, la banana 50%. Questo non vuol dire che mettendo insieme due banane sia un uomo, ma significa che i geni sono un po' come i numeri di telefono. Basta cambiare un numero e si parla con tutt'altra persona. E così è nella genetica. Questi geni, anche se sono in parte uguali, come se due numeri telefonici avessero due numeri comuni. Non c'entra niente, sono delle forme viventi di tutt'altro tipo. All'inizio questi batteri erano come dei salsicciotti, i primi che sono vissuti, che non si replicavano come oggi con la fecondazione sessuale. Non c'era la sessualità. Questi batteri si duplicavano in modo molto rapido e efficace. Immaginate che questa salsiccia a un certo momento a metà comincia a stringersi, piano piano si stringe sempre più come una clessidra, per dire, e a un certo momento le due parti si staccano e sono due individui che crescono e fanno poi la stessa cosa. E rapidamente, lo si vede anche in certe immagini accelerate, i batteri diventano migliaia o milioni in tempi molto rapidi.
Quindi era un modo di replicazione efficacissimo e che tra l'altro rappresentava una specie di immortalità, perché questi batteri che si moltiplicavano in quel modo erano sempre la stessa cosa, erano tutti gemelli ed erano per così dire immortali. Era un po' come un libro. Un libro può andare distrutto, incendiato, però vive sempre perché ce ne sono altre copie. È difficile dire che quella che è stata distrutta era quella originale, sono tutte originali. E man mano che si stampano questi libri sono sempre uguali, sono tutti gemelli. A un certo punto le cose cominciano a cambiare, perché si cominciano a formare degli esseri viventi che vivono in colonie, cioè non sono più esseri solitari che se ne vanno in giro nelle acque, ma cominciano a aggregarsi. Una delle forme tipiche più antiche sono le spugne. Le spugne che hanno... C'è una cosa curiosissima: se si prende una spugna e la si schiaccia e la si fa filtrare attraverso un tessuto di seta, e alla fine che tutto quello rimane in una poltiglia, in una bacinella, nel giro di una settimana di nuovo queste cellule si aggregano e si riformano per una capacità antica di stare insieme e di utilizzare le piccole specializzazioni, perché diversamente dai batteri queste aggregazioni di piccoli esseri viventi hanno una specialità che tiene insieme la spugna. Alcune sono rigide e servono per formare una specie di scheletro, altre sono flagellanti e servono per smuovere l'acqua e attirare particelle nutritive, e ci sono anche delle cellule di tipo sessuale, alcune femminili e alcune maschili, che se ne vanno in giro per fecondare altre spugne. Questo è un processo che ha preso molto tempo, ma c'è ancora oggi un essere vivente che si chiama Volvox, che assomiglia un po', sapete, quei stoffioni che in primavera lanciano tutte queste particelle pelose nell'aria. Ecco, è una struttura simile a questo stoffione, formata però da 10-15 mila individui, e si vede una certa addensamento di queste cellule, e sono delle cellule sessuali che anche qui vanno in giro per replicarsi e quindi creare degli esseri leggermente diversi, perché c'è la combinazione delle cellule maschili e femminili che danno luogo a figli un po' diversi. Ecco, allora, qui naturalmente questo avviene in tempi lunghissimi, ma quello che succede con questa replicazione sessuale, quindi con delle uova fecondate a questo punto, è che è vero che nasce la morte, ma nasce anche la diversità. Quindi una cattiva notizia, ma una buona notizia, perché a quel punto comincia l'evoluzione si accelera tantissimo e vengono fuori forme sempre più diverse. È famoso il periodo cambriano, intorno a 500 milioni di anni fa, dove il mare si riempie di uno zoo incredibile, di cui abbiamo le tracce fossili. E sono animali già veri e propri, animali che nuotano, che hanno delle armature, che hanno delle capacità di azzannare, tra virgolette, con delle branchie. E sul mare comincia questa rapida evoluzione, rapida per modo di dire, che riprende per milioni di anni. Sulla Terra non succede niente. La Terra a quel punto, per 3 miliardi e mezzo di anni da quando si è raffreddata, diciamo, è un deserto brullo, non c'è neanche un filo d'erba, perché la vita è sott'acqua.
un astronauta alieno che avesse sorvolato la Terra, avesse fotografato tutto, sarebbe tornato a casa dicendo: ragazzi, lì non c'è niente, è tutta una terra arida, piena di lava, pietrosa, resti di asteroidi, crateri, e poi c'è dell'acqua. E invece lì sotto l'acqua tutta questa gente comincia a darsi da fare, finché c'è qualcuno dei primi pesci polmonati che si affacciano e riescono a respirare un po' di aria, non troppa, ma hanno una certa autonomia. Piano piano si sbarcano sulla Terra e debbono però sempre dipendere dall'acqua per riprodursi. Questo è tipico degli anfibi. Gli anfibi, si sa, le rane, i rospi, i tritoni, non possono riprodursi fuori dall'acqua, quindi si riproducono nell'acqua, fanno tutte queste uova, nascono i girini, i quali poi a un certo punto riescono ad andare fuori. Quindi tutta la vita rimane confinata in queste zone d'acqua, finché succede una grande rivoluzione. Nasce l'uovo amniotico, cioè l'uovo che conosciamo oggi. Quest'uovo è una specie di roulotte dentro la quale ci sono viveri, c'è l'ossigeno, c'è modo di far uscire gli scarti per attraverso un guscio che è duro ma poroso. E sono i primi rettili a inventare, tra virgolette, questo uovo, che a quel punto può essere trasportato in qualunque punto, non ha più bisogno di acqua per sviluppare, e comincia la popolazione della Terra. E qui comincia la storia delle uova. E le strategie sono due, che vediamo ancora oggi. Fare tantissime uova e non occuparsene. Lo vediamo per esempio anche nei filmati che abbiamo trasmesso noi, in cui si vedono quelle tartarughe marine che arrivano sulla spiaggia con grande fatica, depositano delle uova nella sabbia, le ricoprono e se ne vanno via. Dei fili proprio non se ne occupano. Poi a un certo punto ci sono queste tartarughe che escono dalla sabbia, corrono verso il mare, lì ci sono gli uccelli che se ne mangiano la metà, poi finalmente arrivano nell'acqua, entrano nell'acqua e ricominciano il ciclo. Invece nascono altri sistemi, l'altra strategia, che è quella di fare poche uova e difenderle. È tipico degli uccelli. Gli uccelli fanno pochi piccoli nel nido, covano queste uova, le proteggono e nascono pochi piccoli, a molti uno solo. Anche nei nostri documentari avrete visto qualche volta questi pinguini che camminano e hanno un solo uovo protetto da freddi incredibili. Quindi nasce la maternità, per così dire, e la protezione del piccolo. A questo punto succede che nascono i mammiferi, che l'uovo non lo depositano più fuori, come era sempre stato fatto nell'evoluzione della vita, prima in mare, poi nell'acqua delle pozzanghere e poi nei nidi. L'uovo non esce più, rimane dentro il corpo ed è la riproduzione dei mammiferi. I mammiferi hanno l'uovo che si sviluppa all'interno della madre ed esce già formato. Addirittura può uscire essendo già in grado di camminare. Lo vediamo sempre in modo di documentare gli gnu, che hanno questo piccolo che esce e già comincia a sgambettare, poi riesce a alzarsi sulle gambe e comincia a correre. I nostri bambini richiedono molto più tempo, ma insomma in natura ci sono tutte queste diversità. E quindi succede che la riproduzione diventa un fatto centrale, come l'è sempre stata, anche nei mammiferi. E si hanno delle competizioni per diventare padre, perché
fecondare delle uova, in questo caso in modo diverso che nell'acqua, cioè accoppiarsi, diventa il modo per trasmettere la propria vita, in qualche modo sopravvivere nella discendenza. E i mammiferi hanno tutti questo sistema di competizione durante la stagione degli amori. Lo sappiamo, anche una gattina quando è in calore attira tutti i maschi, per i cani è lo stesso, ma in natura vediamo che questa competizione diventa molto violenta. Sapete che i mammiferi, a più del 90%, tutti i mammiferi di ogni specie, hanno il modello dell'harem, cioè un maschio dominante che caccia via tutti gli altri per essere solo lui a fecondare tutte le femmine. Lui in realtà difende il territorio, perché è il territorio dove c'è da mangiare, e caccia via tutti quelli che in qualche modo cercano di accoppiarsi con, che qualche volta comunque riescono. Allora, questo modello dell'arem è diffusissimo, mentre il modello, diciamo, della coppia è molto raro. Ce l'hanno animali come il gibbone oppure i leopardi, che però non vivono in coppia, si trovano, si accoppiano, poi ognuno se ne va dall'altra parte, ed è la madre che deve curare i piccoli. La specie umana ha invece un trucco straordinario che nasce proprio con la specie, nostra specie. La donna non ha l'estro, non ha richiami sessuali. Quando c'è questa attrazione da parte dei maschi verso la femmina, vuol dire perché sono eccitati da odori che circolano, sono i cosiddetti feromoni, oppure da cambiamenti fisici, per esempio rossori, che hanno certi animali, che quindi eccitano i maschi, ed è in quella stagione che si prendono a cornate, a morsi, per poter accoppiare. Nella specie umana non c'è. Quando la donna è fertile, cioè in quei 3 giorni di fertilità, è esattamente come prima. Nessun maschio si eccita perché in quei 3 giorni è fertile. Quindi non si sa quando la donna è fertile. E questo ha delle conseguenze notevolissime, perché il compagno deve stare vicino, perché altrimenti non sa quando fa il colpo vuoto. Ma soprattutto i concorrenti non cercano di scacciarlo, perché non sono eccitati nei confronti di quella femmina. E questo permette una trasformazione che è unica in natura, perché questi ominidi potevano vivere in gruppo, ma in coppia anche, come facciamo noi. Il fatto di vivere in coppia e in gruppo non esiste in natura. O c'è l'arem o c'è la coppia solitaria. E questo crea la socialità, crea l'amore anche, che nasce probabilmente attraverso un rapporto personalizzato. E questo, quindi si cominciano a creare questi gruppi umani, e si passa, per così dire, dal branco alla tribù. Ed è una storia che noi conosciamo in parte, ma che ancora deve essere compresa bene. C'è però un problema in questo, che il compagno che sta con la sua femmina non ha la certezza della paternità, perché mentre lui si distrae da qualche parte, arriva qualcun altro e infila il suo seme, e lui tutto il suo investimento parentale non serve più. Non solo tutto quello che fa per la donna, che porta il cibo, ma anche per i piccoli, non è più lui che si riproduce, è qualcun altro. E quindi qui nascono quei comportamenti che esistono ancora oggi, che sono innati, la gelosia per esempio, ma per tanto tempo anche un'altra cosa, la verginità.
La vegetarianità è stato un valore potentissimo, ma ancora oggi lo sappiamo in moltissime popolazioni, specialmente in Africa, c'è la cucitura del sesso femminile, proprio con le spine a volte, perché nessuno possa penetrare. Voi pensate, questa cosa è stata denunciata tantissime volte, ma si continua a fare, perché se la ragazza non viene cucita, nessuno la sposa, perché c'è questa tradizione, perché potrebbe essere stata messa incinta da qualcun altro, o comunque è una donna che può aver avuto rapporti sessuali con altri. Mi dicevano persino che una missione di suore in Africa, che aveva delle ragazze orfane venute, aveva rifiutato questa pratica. Queste ragazze non si potevano sposare e diventavano delle prostitute. E quindi anche le buone suore hanno cominciato a cucire. Sappiamo del resto che in Italia c'era il delitto d'onore per chi per i mariti traditi. Oggi naturalmente tutto è cambiato, ma questo proprio perché abbiamo la certezza della paternità, o quasi, perché io ricordo quando ho fatto un libro sulla gravidanza, ero andato a vedere dei medici e ho detto: ma scusate, voi prima del parto fate degli esami del sangue, no, per vedere incompatibilità, RH. Sì, dice, ma non vi capita mai di vedere che il sangue del padre e della madre non combinano con quello del neonato? Dice, certo. E cosa? Ah, noi non diciamo niente. E calcolava intorno al 10% questo. E mi diceva che soprattutto il secondo figlio, così, il primo in generale, ma a partire dal secondo c'è qualche problema. Quindi è meglio che le cose passino. E qui comincia una cosa anche interessante, perché il famoso neonato di cui si parlava, che eredita tutta questa filza di geni da tutte le generazioni vissute, però credo quando cresce ognuno di noi la curiosità di sapere chi erano i suoi antenati. E allora viene fuori un calcolo incredibile, perché questo neonato ha avuto sicuramente due genitori. Ognuno dei due genitori ha avuto sicuramente due genitori, ognuno dei quali ha avuto due genitori. Insomma, è una progressione geometrica. È un po' la storia, sapete, dei chicchi di riso sulla schicchiera, però a un certo punto di andare. Allora, calcolando 30 anni per generazione, che è una cosa esagerata, ma per largheggiare. Due genitori, quattro nonni, otto bisnonni, 16 trisavoli, 32 quadrisavoli, significa avere ogni 300 anni 1000 antenati. Quindi andando indietro, 1000 per 1000 per 1000, all'epoca dei Romani ognuno di noi avrebbe già la bellezza di 1 miliardo di miliardi di antenati diretti, cioè la nonna del bisnonno del trisavolo fa 4 miliardi. È evidente che c'è qualcosa che non funziona in questo calcolo, non sono mai vissute tante persone. E allora in realtà il fatto è che questo ventaglio si richiude, perché il bisnonno della mia trisavola era lo stesso bisnonno del mio vicino di casa. E quindi si tratta di sapere quanti sono gli uomini vissuti sulla Terra, si vede che sono infinitamente meno. E c'è questo calcolo che è stato fatto per capire quanti uomini poi sono effettivamente vissuti sulla Terra. Ma da dove si parte? L'uomo cosa vuol dire? Ma l'Homo sapiens si calcola già, viveva 100.000 anni fa,
Medio Oriente, ancora prima forse, 150. Però se vogliamo prendere degli uomini che già ci assomigliavano parecchio, quelli che sul tram non avremmo notato differenza, si parte diciamo da 50.000 anni. E allora si vede le famose uova degli ultimi 1.000 anni. E cosa succede? 50.000 anni fa, bande sparse. Si calcola che per chi viveva di caccia e raccolta occorresse avere 8 ettari per ogni persona, per ogni componente del gruppo. Quindi diciamo che in una città come Roma poteva avere una banda o forse un po' di più, non 2 milioni di abitanti. Se si arriva a 10.000 anni fa, ci sono dei calcoli che dicono che la Terra, che poi era sostanzialmente l'Eurasia e anche l'Africa, era abitata da circa 1 milione di abitanti, anche qui bande sparse. Ma 8.000 anni fa, cioè 1.000 avanti Cristo, i milioni si calcola erano già 5.000, perché lì comincia l'agricoltura e con l'agricoltura c'è molto più da mangiare e la popolazione si può moltiplicare. A 4.000 avanti Cristo sono 20 milioni, a 1.000 anni 50 milioni e all'anno zero 200 milioni. C'è una progressione rapidissima. Qui siamo all'epoca dei Romani, ma curiosamente si calcola che durante tutto l'impero romano la popolazione non sia aumentata molto, dai 200 ai 350 milioni. È l'ultimo millennio quello che crea tutta la differenza. L'inizio è un po' zoppicante perché c'è la grande peste del 300, dove muoiono probabilmente 25 milioni di persone. Però già nel 600 la popolazione nel mondo si calcola a 500 milioni. Nell'800 si supera il miliardo ed è nel 900, lo sappiamo, che c'è il boom incredibile. Si superano i 2 miliardi, poi i 3, poi i 4, poi i 5. In un solo secolo si passa da meno di 2 miliardi a 5 miliardi di abitanti. Oggi siamo 7 miliardi, come sappiamo. Allora, facendo tutti i conti, viene fuori, ci sono studi convergenti, che in tutta la Terra, in tutti i continenti degli ultimi 50.000 anni siano vissuti 100 miliardi di uomini, più o meno. Oggi, lo sappiamo, la distribuzione della popolazione è molto varia e diversa. E soprattutto Europa e America stanno perdendo moltissima nelle percentuali terrestri. Nel 1800 Europa e Stati Uniti rappresentavano quasi il 30% della popolazione mondiale. Oggi poco più del 10%. È quella che qualcuno ha chiamato la scomparsa dell'uomo bianco. L'esplosione è stata in Africa. Pensate che in Africa nel 1950, dopo guerra, la popolazione africana era di 200 milioni. Nel 2050, cioè tra non molto, la popolazione sarà di 2 miliardi, cioè moltiplicata di 10 volte nell'arco di un secolo. L'Asia aumenterà, ma meno. Nel 2050 avrà 5 miliardi di abitanti e l'Italia invece farà esattamente il contrario. In Italia sta avvenendo un cambiamento profondo di cui ci occupiamo molto poco. Nel 1900 l'Italia faceva mediamente 4 figli, nel 1930 3 figli,
Nel 1980 due figli, oggi 1,3 includendo gli extracomunitari che sono più prolifici. La cosa però che è abbastanza sconvolgente, nel 2050, quando parliamo del 2050, già si dice, va 2050, quando parliamo del 2100, roba da fantascienza. Io l'altro giorno passavo vicino a un giardinetto dove c'erano dei bambini che giocavano, bambini di 2, 3, 4 anni, con i loro genitori, e l'altalena, lo scivolo. Questi bambini qui, nell'anno 2100, saranno più giovani di me. Cioè, noi diciamo il futuro, ma il futuro, eccolo qui, sono questi bambini che poi noi stiamo preparando un futuro per questi bambini. Assolutamente no, pensiamo ai prossimi anni. Il futuro invece è nelle cose. Allora, qui ci sono dei dati abbastanza impressionanti, perché nel 2050, in cui questi bambini avranno 45 anni, cioè resteranno nel pieno della loro vita, ci saranno più o meno gli stessi abitanti in Italia di oggi, intorno ai 60-61 milioni, ma ridistribuiti come? Gli extracomunitari o gli immigrati non si sa bene, ma si calcola intorno tra i 9 e i 12 milioni, quindi diciamo 10-11 milioni di immigrati, oggi sono circa 5 milioni. Ma i vecchi saranno la cosa più impressionante, ne parla uno che dovrebbe già essere un po' fuori, perché i vecchi, pensate che nel 1960 in Italia erano 800.000, nel 2050 con la stessa popolazione in America saranno 9 milioni, cioè di persone sopra i 65 anni. E guardate bene che queste cose non sono previsioni campate in aria, perché le piramidi demografiche, la demografia, queste cose le fa attraverso quelle famose piramidi che mostrano che questa cosa è in marcia, che non si può fermare, è come una scala mobile, non puoi fermare la scala mobile, aggiungere o togliere persone, cambiare l'età. Io ho parlato spesso con dei demografi, abbiamo fatto tanti servizi, abbiamo fatto insieme a Lorenzo Pina, che è il mio collaboratore, 10 anni fa un libro intitolato Perché dobbiamo fare più figli, passato nel silenzio assoluto. Io ho fatto questo titolo un po' provocatorio, perché si dice sempre la popolazione aumenta, bisogna far meno figli. Non è vero, l'Italia sta precipitando. Negli anni 60 si facevano 1 milione di bambini, oggi 460.000. È come un mazzo di carte, se uno dimezza le nascite a ogni generazione avrà una popolazione non solo che diminuisce, ma di vecchi, che non c'è più l'equilibrio con i giovani. Per esempio, per quanto riguarda i tre segmenti fondamentali di ogni vita, scuola, lavoro, pensione, è tutto sballato. Perché alla scuola ci saranno poche persone rispetto a prima, che però studieranno probabilmente più a lungo. Di vecchi ce ne sarà una mareggiata. In mezzo, quelli che producono e che servono a far crescere quelli che studiano, perché quelli non producono, e pagare le pensioni a quegli altri, è stato un problema enorme. Tra l'altro sappiamo che questa piramide demografica, una volta che si sta rovesciando, faceva sì. Io nel libro ho fatto un disegno di una famiglia, di un matrimonio. Allora ci vedono gli sposi con gli testimoni, molti bambini sotto, pochi anziani sopra.
Adesso la fotografia è il contrario, gli sposi con gli amici, pochi bambini e molti vecchi. Allora, questo vuol dire che se oggi due figli aiutano un genitore non autosufficiente, vorrà dire che tra poco ci sarà un figlio con due genitori. L'allungamento della vita crea anche un altro problema, che una volta si ereditava la casa, i beni, in età ragionevole. Questo fatto che si vive sempre più lungo, a 90 anni, uno eredita a 70 anni, a cominciare dalla casa. Allora, io vorrei dare anche un po' un altro, c'era un altro aspetto che mi sembra molto importante. Sì, è il fatto che c'è gente che cerca di far arrivare la vita a 120 anni, che è un incubo quello, è una società pazzesca. Io ricordo un film che poi è sparito, ma è un film degli anni 70, un bel film intitolato 2025 i sopravvissuti, cioè si proiettava, era già l'epoca in cui c'erano delle degrado ambientale eccetera. Questo film si chiamava, era interpretato da grandi attori, Charlton Heston, Edward G. Robinson, insomma questa città degradata, dove c'era solo il figlio del sindaco che sotto una tenda ossigeno correva intorno a un albero, tutti gli altri non c'era più da mangiare, e insomma una città dove Charlton Heston, che è un poliziotto, viene a fare un'inchiesta perché ci sono delle cose strane che succedono e non si capisce come mai. Allora viene fuori che questi anziani, che erano ormai di peso, vengono ogni tanto convocati in un cinema per una conferenza e prendono posto in questo cinema, e a un certo momento uno comincia a parlare, poi schiaccia un bottone, tutte le sedie si ribaltano e questi vecchi cadono in una fabbrica di biscotti, vengono trasformati in biscotti. Allora non credo che noi arriveremo a questo punto. Per dire che ci dobbiamo porre il problema, si può allungare l'elastico della vita. Io ricordo che già negli anni 60, quando ho cominciato a fare i documentari di scienza, avevo incontrato un biologo all'università di Berkeley che faceva questi studi sui topi con una restrizione calorica, dava loro poco da mangiare, bene, ma poco, durante tutta la vita. E questi topi duravano un terzo di vita in più, e mi diceva che erano lì, non avevano malattie, cioè. Però è evidente che se tu allunghi l'elastico, allunghi ogni sezione dell'elastico e quindi anche l'ultima, e ci sono degli studi di genetica che vanno su questa linea. A Milano ci sono due gruppi che lavoravano su questo, la gente anche brava. Allora, qui io devo finire perché Danko mi ha fatto, mancano 10 minuti, adesso sono più 5, e allora volevo dire però ancora una cosa, che a fronte di questo mondo così complesso, difficile, perché noi avremo tanti problemi da affrontare, quello demografico è uno, ma ce ne sono molte, le risorse, l'energia, il clima. Questa è una grande sfida che richiede molta educazione, molta capacità nelle persone, nei giovani, di affrontare un mondo, cosa che non si sta facendo. Abbiamo visto che nelle classifiche di questi test PISA che vengono fatti dalla OCSE, purtroppo i nostri studenti sono classificati negli ultimi posti, gli insegnanti non accettano di essere valutati, le classifiche delle università sono uscite recentemente,
Nelle prime 200 università ci sono solo due università italiane, che poi sono piccolissime, perché Sant'Anna e la Scuola Normale di Pisa, dove c'è un poche decine di persone. Io non credo molto in queste statistiche per due ragioni. Uno, perché inseriscono delle cose che il campus, lo sport, cioè delle cose che hanno niente a che fare con l'educazione. E poi perché dalle nostre università escono eccellenti ricercatori. Lo si è visto anche recentemente nei bandi internazionali che fa la Comunità Europea. Gli italiani sono i primi nelle classifiche a vincere questi concorsi. Quindi noi siamo molto intelligenti, molto bravi. Poi è il sistema che non funziona. Non abbiamo un'intelligenza di sistema. Abbiamo tante menti fortissime, bellissime. Siamo un paese straordinario. E però quando parliamo di scuola si parla di precari. E va bene. Si parla di scuola pubblica e privata. E va bene. Si parla di restaurare le linee, va bene, ma vogliamo parlare anche di migliorare i risultati, di fare in modo che questa gioventù bellissima esca in modo più preparato, perché senza queste, purtroppo lo sappiamo adesso, anche noi abbiamo più volte denunciato questo fatto di i ragazzi con i telefonini, col web, con i Facebook, e con tutte le balle che escono, tra l'altro quella delle vaccinazioni, lo vediamo, sta creando i problemi che conosciamo. Allora, io vorrei chiudere dicendo semplicemente questo, che noi abbiamo bisogno di software, come si dice, in tutto, ma soprattutto nell'educazione, nelle menti di questi ragazzi. Io adesso in questo incontro ho parlato solo di un aspetto biologico curioso, interessante per chi è curioso di queste cose, ma bisogna poi dire che queste uova fecondate ci hanno dato anche la musica, la scienza, l'amore, i sentimenti, la genialità. E allora questa roba qui dobbiamo tenercela stretta. Beh, non tutti hanno, ci sono anche dell'uovo alla coca, che non è che facciano molto, però insomma abbiamo bisogno che tutte queste qualità straordinarie che abbiamo anche nel nostro paese possano svilupparsi al massimo per fare fronte a un mondo che sarà pieno di problemi ma anche di opportunità. Grazie. Volevo chiamare il sindaco Francesco Olivari, Rosangela Bonsignorio, co-direttrice di questo festival, perché a conclusione di questa lezione veramente magistralis, in cui noi chiudiamo questa fase del festival, in cui abbiamo dimostrato che l'auspicio di Piero, che è quello di fare sistema, di collaborare insieme, di guardare al futuro, di valorizzare i giovani e di conservare la conoscenza anche degli anziani, il risultato è questo pubblico, questo teatro e il nostro festival. E noi vogliamo, come avevamo promesso e anche proposto, di dare quest'anno il premio comunicazione, che Piero non sa che cosa c'è in questo pacco, ma adesso lo scoprirà. Il premio comunicazione che con Rosangela e il sindaco Francesco Olivari abbiamo ideato 2 anni fa, quando c'era ancora il nostro caro Umberto Eco, e l'idea era nata proprio per
premiare chi, abbiamo scritto insieme a lui, attraverso linguaggi diversi è stato in grado di stimolare lo spirito critico e contribuire così alla crescita individuale e collettiva. E noi quest'anno abbiamo deciso, ma senza pensarci troppo, è venuta una cosa spontanea da parte di tutti e tre, di darlo... Nuovo. Di dare un uovo, lo sai che c'è un uovo? Perché l'abbiamo dato a lui? Perché con le sue straordinarie doti di comunicatore e divulgatore ha trasmesso a più di una generazione, tanti per questo che sono molti anziani, un amore per le scienze, per la storia, lasciando un segno esemplare nella vita culturale del nostro paese. Sì. Apro io. Chiedo anche al ministro Roberta Pinotti di venire qui su al palco con noi. Allora, questo è un disegno di una graphic novel, di una nostra graphic novel, una nostra relatrice Cinzia Leone, la quale, pensando a Piero Angela e anche a quello che poi, senza sapere, avrebbe detto oggi, noi vediamo dei dinosauri che parlano tra di loro. E uno dice, si stava... Sono i miei colleghi, un dinosauro. E un dinosauro dice... Si stava così bene in pace e ci eravamo estinti senza problemi, senza disturbare nessuno. Poi è arrivato lui, ci ha fatto diventare delle star, ci ha reso persino simpatici. Con lui la scienza la capiscono tutte. Grazie Piero. Allora, un momento particolare di questo nostro festival è che l'anima, ma anche diciamo la forza fisica, oltre che l'intelligenza, di questo festival sono stati i nostri volontari, i nostri giovani e anche i meno giovani, che hanno aiutato a organizzare, a lavorare, a aiutare le persone a sedersi, a costringerle a uscire quando dovevano uscire. E quindi noi, diciamo, per questa tradizione a cui non vogliamo rinunciare, abbiamo chiesto a tutti i nostri volontari di venire qui e fare una foto di ricordo di questo momento con noi. Prego. Un po' a destra e un po' a sinistra. Mentre si mettono in posa, devo dire anche che questo festival ha avuto un supporto tecnico, scientifico, tecnologico, organizzativo. Silvia, Martina, Veronica, Massimo, Mauro, Alberto, Enrico, Igor, Agnese. No, ormai li conoscono tutti perché... Grazie. Foto di rito. Abbracciamo tutti. Con grande affetto Piero, con grandissimo affetto. Roberta Pinotti. Sono felice di essere qui e mi fa molto piacere che ci sia stato questo matrimonio fra il Festival della Comunicazione e questo teatro. Ci crediamo molto nel fatto che questo teatro possa ripartire e sono qui anche perché c'è Piero Angela, quindi per affetto per Camogli, per affetto per il Festival della Comunicazione, ma per gratitudine e affetto nei confronti di Piero Angela. Vorrei raccontarvi questo. Noi abbiamo invitato Piero Angela al 2 giugno perché
da un po' di anni stiamo lavorando per dare sempre più il significato che il 2 giugno sia la festa della Repubblica e non solo la festa delle Forze Armate, perché la festa delle Forze Armate è il 4 novembre, non è il 2 di giugno. E quindi abbiamo deciso di far aprire ai sindaci la manifestazione, ma poi abbiamo chiesto a delle personalità importantissime, come li avete scelti anche voi, perché l'avete anche premiato, della Repubblica, di essere presenti a questa, a questa sfilata. Piero Angela è venuto e, finita la sfilata del 2 giugno, già ormai tutti i militari stavano andando via, le persone, diciamo, quelli che erano impegnati nell'organizzazione avevano concluso il loro lavoro, ma intorno a Piero Angela continuava a esserci un numero straordinario di folle, di persone che volevano salutarlo, ringraziarlo. Questo perché, lo abbiamo capito anche oggi, insieme a tutte le cose straordinarie che ha detto, ha saputo studiare la scienza per raccontarla nel modo più semplice e comprensibile possibile, e lo ha fatto anche oggi con un'intelligenza estrema, ma anche con la capacità di farsi comprendere da tutti, utilizzando una lingua italiana cristallina e forbita. E io credo che oggi questi due elementi, il valore della scienza rispetto alle fake news e la lingua italiana cristallina e forbita, siano, ecco, un messaggio al futuro di questo paese, per cui non possiamo che ringraziare e abbracciare con calore Piero Angela. Allora, finisce questa, direi, penultima parte del festival. Voi sapete, stasera abbiamo tre eventi, diciamo tre spettacoli, e abbiamo in Piazza Colombo il film di Marco Tullio Giordana, e lui è qui con noi per presentarlo, Guido Catalano, con uno spettacolo, Quando mi baci muore un nazista, e qui dalle 19:15 in poi Federico Rampini, Trump Blues. E usciamo tutti, andiamo all'aperto e ci vedremo stasera in giro per Camogli e con Piero ancora fino a domattina e poi il prossimo anno qui a Camogli. Grazie.